Mamma, mi leggi una fiaba? Va bene, piccolina, ma tu mi prometti che mi ascolterai con gli occhietti ben chiusi. Promesso. C'era una volta una bellissima regina, Matilda, discendente di una nobile casata, Ida Branche, e destinata a sposarsi con un nobiluomo francese, potente quanto stolto. Un giorno, al castello, arrivò un uomo affascinante e gentile, bello e maturo, abile e coraggioso, duca di un lembo di terra che confinava proprio con il territorio governato dalla regina. L'uomo era gallese di origine e chiedeva a Ugo Gotz, il lupo di Avranches, padre di Matilda, di abbandonare la colonizzazione del Galles e di ritornare senza bottino in Francia, dichiarando una tregua al provato popolo gallese. Il lupo di Avranches era l'uomo più spietato che si fosse mai visto. Gridò che il Galles era già suo e chiese alle sue guardie che incarcerassero e dessero 100 frustate al duca. Le ultime 10 le diede il lupo in persona, come tributo al coraggio dell'uomo che si era spavaldamente recato al castello. Ugo risalì dalle segrete e diede l'ordine di impiccare il duca in piazza il giorno seguente come monito per tutto il popolo gallese. Matilda era una regina sveglia e dal cuore puro, nobile più nello spirito che per discendenza, e si era innamorata del duca dal solo sguardo che l'uomo le aveva rivolto mentre trattava con il padre. Matilda prese una decisione, la più tragica della sua vita. Si recò dalla strega del posto, una vecchia pazza, figlia del demonio, che il popolo aveva di frequente visto tenere sabba e cantare alla luna piena, contornata da fiere feroci che ballavano con lei tutta la notte, prima che la donna le divorasse ad una, vive. In paese si diceva che la donna cercasse di frequente bellissime fanciulle donne per creare il filtro della sua immortalità. Matilda, fuggita dal castello, si recò dalla maga. Matilda vendette la sua bellezza e in cambio acquisì i poteri per liberare il duca, il suo amato duca, l'uomo che le aveva strappato il cuore con un solo intenso sguardo. Il sortilegio fu dolorosissimo. Matilda gridò mentre sentiva che la sua pelle si liquefaceva sulle sue guance e fu costretta ad indossare un velo sul volto per mascherare l'orribile viso sfigurato. Matilda corse dal duca e con i suoi nuovi poteri fu in grado di liberarlo. I due giacettero insieme e da quell'unica incantata, fiabesca notte venne generata la piccola Amelia. L'uomo insistette per vedere il volto della donna che lo aveva liberato, ma Matilda glielo impedì. Il duca sembrò desistere, ma con un gesto repentino tolse il velo dal volto di Matilda e in quell'attimo capì il sacrificio che la donna aveva fatto per lui. Matilda rimase al castello, velata e marchiata a fuoco dal suo nuovo destino. Il duca si recò dalla strega. Stavo aspettando. E cosa vuoi? Fai ritornare Matilda come prima. Se no, cosa mi farai? Che cosa vuoi? Che cosa credi che voglia una donna sedotta, abbandonata, tradita? Che cosa credi? Io non ti ho sedotto. Sei tu
che mi hai raggirato con i tuoi poteri da vile fattucchiera, sporca megera profittatrice. Volevi giacere con un uomo nobile di sangue gallese prima del compimento della tua quinta decade per avere l'immortalità, come dice la leggenda. E non so come ci sei riuscita. Sei riuscita ad ingannarmi. E ora che hai ottenuto quello che volevi, ridai a Matilda il suo volto, la sua bellezza, e sparisci dalle nostre vite! No! Tu devi darmi quello che mi spetta! Che cosa dici? Il tuo amore. Aspetto un figlio da te. È un inganno, sporca megera. Lo chiamerò Marcello, in onore di Marte, dio della guerra, perché spero che tu ucciderà la piccola d'Avranche. Tu ancora non lo sai, ma fra 9 mesi l'orribile Matilda partorirà una bambina, la stessa che hai concepito questa notte con il mostro. E allora sarà un gioco da ragazzi riprendere i miei poteri attraverso la bambina. Non te lo permetterò! Che cosa intendi fare? Se resti, ti uccideranno. Se scappi, Matilda penserà che l'hai abbandonata. Hai un unico modo per sopravvivere: restare al mio fianco. Passarono 9 mesi, nei quali il duca fu costretto ad ogni tipo di sevizie e diventò un servitore del demonio al pari della strega. Matilda fu segregata in casa dal padre per il volto sfigurato. Una notte la giovane scappò, arrivò alla casa della strega e vide il duca e la donna e si sentì tradita, ingannata e usata. La rabbia che le montava in cuore fece salire incontrollati i suoi poteri che scagliò contro il duca. La strega tentò un controsortileggio in difesa dell'uomo. Matilda, per l'agitazione e la rabbia, partorì. La strega prese la neonata ed iniziò a gridare: «Quella donna è una strega, mettetela a rogo! È malvagia! Ha ucciso il nostro duca e ha cercato di rapire la mia bambina! Ammazzatela, bruciatela a rogo!» Gli abitanti del paese, superstiziosi e inaciditi dalla lunga guerra contro i francesi, videro la d'Avranche ricoperta di sangue, confusa e farfugliante. La trascinarono a rogo e la bruciarono viva tra atroci sofferenze. Il duca, gemente, vide la sua amata morire tra le fiamme e decise che si sarebbe vendicato con tutta la cattiveria che aveva in corpo. Ma scosso dagli incantesimi ricevuti, sentì solo: «I d'Avranche sono malvagi, ammazzati i d'Avranche!» E decise che avrebbe fatto la guerra al casato malefico, alleandosi con la strega. La strega partorì il piccolo Marcello quella stessa notte. Matilda, gridando dal rogo, decise 2 cose. Che la figlia si chiamasse Amelia, sinonimo di energica e laboriosa, e che alla figlia venisse data una piuma di pollo che decorava come un ciondolo una piccola collana. Il paggio della donna mise al collo della bambina la piuma di pollo e fu in quell'attimo che si verificò un cortocircuito temporale. I poteri dei d'Avranche si frammentarono e tutte le persone che avevano aderito a questa storia vennero trasportate avanti e indietro nel tempo. Si crearono 2 schieramenti, quello della congrega dei viaggiatori immobili per la tutela dei d'Avranche e quello dei malvagi duca e strega. L'obiettivo era per tutti simile: ricongiungere l'anima dei d'Avranche, la somma dei poteri frammentati, per annullare il cortocircuito temporale. Di Amelia non si ebbero più notizie, ma la tradizione popolare narra che anche la ragazza venne bruciata sul rogo, tradita dai suoi stessi amici. Per ora ha sempre vinto la strega, bambina mia. Ed è per questo che secolo dopo secolo, dopo secolo, tu bruci all'inferno, bambina mia! Brucia, bambina, brucia, piccola Amelia, brucia! Mamma, ho paura, mamma! Mamma, mamma, ho paura, mamma! Mamma, ho paura! Ho paura, mamma! T'ammazzo! Cosa vuoi da me, Marcello? Tu sei solo un bastardo! Hai ucciso Leo, Stefano e mio padre! Non sai niente, Marcello.
Tu hai rovinato le nostre vite. Io avrei rovinato le vostre vite. Io. Tu lo sai chi era Stefano. Il bel biondino che professava stupidamente il suo amore per me. Un traditore. Un traditore mandato dal duca per ammazzarci tutti. E Leon, il bel Leon, l'affascinante Leon, mi ha usato per arrivare ai miei poteri. I poteri del pollo, i poteri dei Davran. Smettila di mentire! Stefano e Leon erano soltanto bravi ragazzi. Tu sei pazza. Tu sei pazza. Che cosa vuoi da noi? E tu sei un ingenuo. Oppure un idiota. Oh, com'è bello il mio fidanzatino Valerio. Quanto è dolce Leon. Possibile che tu non ti rendi conto? Tu sei solo un bastardo. Smettila di dire quella parola. Fratellino bastardo. Smettila, Amelia. Smettila! Lasciami, bastardo! Perché hai ucciso mio padre? Tuo padre? Il tuo stronzo, sadico, pazzo padre? Oppure dovrei dire il nostro padre? Se l'avessi ammazzato quest'ora, saremmo tutti salvi. Siamo fratelli, idiota. Solo che io sono quella nobile, mentre tu il figlio bastardo del duca e della strega. Il duca è sulle nostre tracce. La puttana, smettila! Di la verità! Di la verità! Sei il figlio bastardo del duca e della strega, è mio fratello! Ciao! Quanti biglietti, signorina? Scusi? Quanti biglietti? Dove siamo? Secondo lei? In un cinema? In cinema, esatto. Quanti biglietti? No, scusi, io non capisco. 10 secondi fa ero in un prato con mio fratello. Anzi no, il mio fratellastro. Perché mia madre è morta, sì, a rogo. Ma una donna, una strega, mi ha adottata e ha fatto un figlio con mio padre. Ora non so se è chiaro. Sa, detto così sembra un po' beautiful, ma... Oh, è tutto molto chiaro. D'altronde lo dirigo io. Cosa, scusi? Il cinema. Ah, il cinema. Certo. Allora? Un biglietto. Senta, magari l'accompagno. Ok. Prego, da questa parte. Ciao Amelia, come stai? Ma ti pare che le chiedi come sta? Sta morendo? Cioè,
Sto morendo. Siamo i membri della congrega dei viaggiatori immobili, o come ci chiami tu, uomini miei. Se vedi questo video, vuol dire che siamo morti. Ma non mancherà molto anche a te. La verità è che siamo delle pippe, perché il Duca ci ha ucciso di nuovo. Ma non è colpa nostra, ci scrivono così. D'altro canto volevamo dirti, Amelia, che sei forte, coraggiosa, e che se tu riuscirai a mettere insieme l'anima degli Avranches, ci rivedremo ancora. Aiutaci, Amelia, ti prego, aiutaci, sei la nostra unica speranza. L'hai citato Star Wars? No, ma ti hai citato Star Wars? No. Cazzo, no! No, è vero, no? Sì. Cambio finale. Che la forza sia con te! Hai citato ancora Star Wars? Ah, no. Dai, ragazzi, no, però, no, dai! Cazzo, no! Cioè, cazzo, no, babbo, diciamolo così. Salutiamo. Ciao. Uè, Ami! Aspetta un attimo che mi sistemo il ciuffo. Anche da morto sono un gran figo. Allora, con te sono stato pazzo d'amore. Cioè, tu stai traducendo Beyoncé? Tu sai tradurre Beyoncé? Stai zitto! Per te sono stato sbronzo d'amore tutta la notte. Sempre Beyoncé, sempre Beyoncé. Ma che hai visto la nuova puntata di New Girl? Ti prego, neanche Smith è riuscito a rimorchiare con questa citazione. Ma è possibile che tu non abbia niente da fare? Mai? Vabbè, sono morto. Finito la settimana enigmistica. Non lo sopporto. Veramente, non lo sopporto. Amelia, seriamente, io ho lavorato per il Duca solamente perché un vecchio debito di famiglia me lo imponeva. Ma ti giuro che ti ho amata tantissimo. Ti ho amata davvero tanto. E ti ho protetta fino alla fine. Quindi cerca di risolvere questa faccenda e di riportarci in vita. Anche perché, devo dirti, io di questa faccenda non ne ho capito proprio nulla. Solo che forse mi sono persa nei tuoi occhi o ho capito cosa veramente sei. Bla bla bla. Stefano, dai, se l'ha detto massimo 30 secondi di video, sennò viene un casino. Dai, sloggia. Ciao Amelia, sono io, sono Irene. Sì, anch'io ho lavorato per il Duca e francamente lo amavo. Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto per secoli. E devo essere sincera, all'inizio ti odiavo, anzi vi odiavo, tutti e tre. Beh, con una d'Avrancio non ho mai pensato di avere nulla da spartire. Marcello piange per ogni cosa, non sa neanche dove si trova, e poi Stefano, mio Dio. Irene, ti sento. Ma nonostante siate tre insulsi ragazzini, devo dire che un po' mi sono affezionata a voi. Anzi no, non è che mi sono affezionata, diciamo che vi odio meno del resto del mondo. Oppure no, forse vi sopporto meglio, ecco. Amelia, francamente, non sei mai stata la più sveglia del gruppo, eh? Ma l'altro chi è? Marcello, voglio dire, Marcello? Parliamone. Insomma, fai quello che devi fare, trova una soluzione, ma riportaci tutti in vita. Ma zitto tu, imbecille, che sono secoli che ti ammazzo, poi ritorni, poi ti ammazzo di nuovo. Torna a guardare la tua replica di Star Wars, per favore, eh? E tu, Amelia, ascoltami bene. Il Duca ha un punto debole. Forse è proprio una donna. La strega no, non credo, forse un'altra. Forse sei proprio tu, la sua bambina, come ti chiama ogni tanto. Insomma, trova il suo punto debole e potrai salvarci tutti. Adesso ti lascio perché c'è qualcun altro che vuole dire la sua. Ciao. Ti ricordi di me? Oh, te gusta mas mi hermano in spagnolo. sì, devo ammetterlo, Amelia, sono stato stronzo con te.
ti ho sedotto solo per il volere del duca, ma... Hai sentito, Emilia? Io non ti baciavo perché me l'ha chiesto il duca. Non mi sono innamorato perché me l'ha chiesto il duca. Io sarei stato in competizione con questo qua. Vabbè. Amelia, sappi che ce la puoi fare, ok? Né la strega né il duca sono immortali e tu sei la più scelta. Tu sei Amelia d'Avranches. E insieme a tuo fratello Marcello potete sconfiggerli. Adesso ti dirò giusto due cose molto velocemente. Il duca ha solo una parte dei poteri, l'altra parte ce l'avete tu e tuo fratello. E questo, credimi, è una grandissima notizia per te, stronzetta. Sì, stronzetta, e sai perché? Perché il candelabro mi fa ancora male. Tu e tuo fratello dovete riunire i vostri poteri e farvi trovare dal duca. Il duca ha capito qualcosa di Marcello, ma soprattutto sta dando la caccia a te, Amelia. Quindi... tu e tuo fratello dovete farvi trovare, specialmente tu. E una volta che il duca ti avrà trovato, voi dovete... Io non capisco. Dove sono? Cosa devo fare? Non l'avevamo già superata questa parte. Ricordi? Cinema? Ale, abbi pazienza. La botta, i danni cerebrali. No, davvero, cosa devo fare? Devi andare. Dove? Là. Perché non posso restare qui? Perché dobbiamo finire. Cosa? Tu fai troppe domande. Sono io che dirigo. Entra in quella porta. No. Entra in quella porta. Grazie a Dio, spira. Marcello, dobbiamo muoverci. Abbiamo poco tempo. Per cosa? Ho visto Stefano, Leon e Irene. Come stanno? Come stanno? Marcello, sono morti. Dai, sveglio, ci servi sveglio. Io devo morire. Cosa? Devo morire. Per farla breve prenderò questa. La lucina che ho dato a Stefano. Soffrire molto. Tu devi starmi vicino, sino a quando non esalerò l'ultimo respiro, e dovrai tenere le tue mani sulle mie, sino a quando non morirò. Così avrai acquisito la mia parte dell'anima di D'Avranches. Dovrai fare una chiamata anonima a mia madre affinché ritrovi il mio corpo e attendere al mio capezzale l'arrivo del duca. Da questo momento in poi, fratellino mio adorato, sei solo e noi siamo tutti nelle tue mani. Ti voglio bene. E quando ti dico che sei un bastardo, è solo perché voglio che sia tu il più coraggioso, che sia tu quello che lotti contro il male che ci è stato fatto e che ora ci riporti tutti a casa. Ti voglio bene, davvero. E perdonami per tutto. Thank you.
Ciao mamma, ciao papà. Marcello, che cosa ci fai qui? Non è chiaro. Sono venuto a salutare mia sorella. Non è tua sorella, tu sei un bastardo. Sì, sono un bastardo. Un bastardo di madre, un figlio illegittimo. Ma tutto per colpa tua, cara mammina. Non permetterti. Stai zitta tu. Marcello, che cosa vuoi di preciso? Non è evidente. La parte che mi spetta. La parte di cosa? Dell'anima dei Davranche. Una parte ce l'aveva mia, non ci credo. Bene, mi spetta una parte. Non ti spetta niente. Tu sei un bastardo, un idiota. Stai zitta tu. Marcello, come fai a sapere che metà dei poteri ce li ho io e l'altra metà ce l'ha Amelia? Sono tuo figlio, no? Qualcosa l'avrò pure ereditato. Solo che a differenza tua, io so dove sono i poteri di Amelia. È un imbroglio, Duca. Come può saperlo? Forza, Marcello, parla. Ti porterò dei poteri di Amelia. Ma solo se verrai senza la mamma. Accetto. Duca, abbiamo un patto. Non puoi andare senza di me. Io sono tutto per te. Io appartengo a te e tu appartieni a me. Sì, io appartengo a te. Ma adesso mio figlio non mi servi più. Ricordi che cosa comporta il nostro patto? Che io appartengo a te e tu appartieni a me. E che solo io posso ammazzarti. E ora andiamo, figliolo. Il duca, uomo sadico e malvagio, tornerà in sé solo rivedendo il volto perduto della donna amata, che ormai da 8 secoli attende di riammirare invano. Sappi che se è un inganno io non ho scrupoli a sgozzare nemmeno mio figlio. Non ti sto mentendo. È stato risolto, cosa succederà? Ci ritroveremo nel Medioevo, nel presente o in un'altra epoca che nemmeno ricordo di aver vissuto? Nel libro nel quale ho letto le storie della nostra famiglia c'era scritto che chi risolverà il cortocircuito temporale e chi avrebbe ricongiunto l'anima dei Davranche avrebbe anche potuto scegliere l'epoca nella quale fermarsi. Io preferirei la contemporaneità. Alla fine è questa l'epoca che conosciamo. Sì, sono d'accordo. Ora c'è ancora una questione da risolvere. Quale? La strega. Dovremmo sbarazzarci. Dovremmo ucciderla ora. No, non possiamo. Se la uccidiamo nel cortocircuito temporale, anche tu morirai. Non potrà mai darti alla luce. Amelia non hai ancora capito. Noi siamo come Caino e Abele. Il fratello cattivo è quello buono. Il primo uccide il secondo, ma è Caino. Il fratello malvagio è quello che fonda la città. Tu devi restare in vita. No, Marcello. No, fratellino, ti prego. No. No, fratellino, ti prego. Thank you.
Amelia? Amelia, svegliati! Guarda fuori dalla finestra. È arrivata la prima neve dell'inverno. Guarda cosa ho trovato nella cassetta della posta. Grazie. Irene. Buon Natale, Amelia, come stai? Io sto alla grande, sono a Las Vegas. Oh, chi l'avrebbe mai pensato che stare in tour con i Megadeth prosciugasse così tante energie? Ora scappo comunque. Mustaine sta per tagliare il panettone e poi dritti al soundcheck. A presto, ciao! Io esco, vado a comprare le ultime cose che servono per il cenone. Pensi che Stefano verrà? No, non credo. Ti serve qualcosa al supermercato? No, grazie, papà. Hola, chica. Come stai? Il mio Interrail europeo è purtroppo giunto al termine, ma ho una novità per te. Non tornerò in Italia, come previsto. Ho deciso di restare qui, a Madrid, e ho già trovato un lavoro come barista. Vienimi a trovare appena puoi, che qui, Amelia, sei sempre la benvenuta. Hasta luego. PS, buon Natale e buon anno nuovo. Salutami tuo padre. Ok, domani sei invitato al cenone a casa mia. Cucina mio padre. Se vuoi puoi portare del vino. Ah, puntuale alle 8. E questo non significa che ti ho perdonato, ok? I care about you every day of my life. I love you and I really care about you and I won't leave you out. Già in ritardo per il nostro appuntamento. Marcello mi sgriderà. Trying to forgive myself after all these things are done. You have never said goodbye. 'Cause we're here today. Supporting each other, living with no regret. Families can be together forever. Ciao fratellino. Sono già passati 9 mesi. Solo io so che ti sei sacrificato per noi. Tutti gli altri si sono sentiti strani per un paio di giorni. Io lo so che ti sei sacrificato per me. Non sai cosa darei per farti ritornare in vita. Tu non lo sai cosa darei. I love you. Every time I close my eyes I can see you deep inside. That you'd be a part of my life. Perché mi fate questo? Voi non potete! Lasciatemi! No! Amelia! No! Lasciami! Amelia! È mia sorella! Amelia!
detto che la vita un giorno cambia. Per questo adesso io mi sento chiuso in gabbia. E cosa pensi che nel cuore io abbia? Solo un deserto pieno di arida sabbia. E vorrei tanto che almeno tu sappia che punto in alto, in procinto, non mi abbasso respinto. Io qui combatto convinto, la verità io la tingo dal mare che genera rabbia. Sai, un giorno forse capirai che se non superi te stesso in vetta non ci arriverai mai. Guarda te stesso e sei complesso, è complesso. Io confesso a me stesso che non fuggirò mai. Dai guai, hai costretto a colpi bassi. Avanzo passi come se lottassi contro me stesso e contro gli altri. Il fatto non mi ha donato un po' che audassi. Non guardare gli altri, solo a battere e ascoltarli. Guarda solo avanti, guarda solo avanti. Sentire gli altri, fanno solo chiacchiere, anche se sono tanti. Resta solo avanti, resta solo avanti.